Un percorso per accompagnare i bambini e le loro famiglie dalla diagnosi e per tutta la terapia, con anche laboratori e sostegno psicologico. AGEOP Ricerca Onlus, grazie a un contributo di 1.850.000 euro, sostiene 17 progetti per l'oncoematologia pediatrica, grazie all'accordo di intesa con l'azienda ospedaliero universitaria Policlinico Sant'Orsola Malpighi. Piani da sviluppare in 5 anni, per cui verranno assunti anche 13 ricercatori tra biologi, oncoematologi e psicologi. È un successo della città perché sono i nostri cittadini e i donatori. Noi ci mettiamo impegno a spendere bene i fondi che ci vengono donati e questi fondi noi li destiniamo a un percorso che quindi copre tutta la malattia del bambino. Annunciamo un aspetto delle tante collaborazioni che abbiamo con AGEOP che riguarda di fatto 17 progetti che quindi aumentano rispetto al passato, fino ad oggi erano 13, e con un accordo tra l'azienda ed AGEOP che ha una durata di 5 anni. Quindi da un lato la continuità e dall'altro il consolidamento di questa importante collaborazione che si avvale sostanzialmente di figure quali possono essere i biologi e i medici per la ricerca, sia il laboratorio che la ricerca clinica per migliorare l'assistenza e la cura, si avvale di psicologi e psico-oncologi per accompagnare e sostenere i bambini e le loro famiglie all'interno, del reparto. L'obiettivo è stare vicino alle mamme, ai papà e ai piccoli pazienti. Non si può curare il corpo di un bambino, il corpo di un soggetto, prescindendo dalla mente, prescindendo dallo spirito. Quindi un approccio palliativo a tutto tondo di questi bambini e delle loro famiglie, per assistere ovviamente anche l'ambiente che assicura la loro qualità di vita. È fondamentale.